dobbiamo partire da lontano, nel senso che l'Automobile Club di Genova ha oramai da alcuni anni avviato questo centro di guida sicura e logicamente ci siamo avvalsi di utilizzare dei circuiti, quindi delle strutture che sono al di fuori della nostra città, perché a Genova non abbiamo la possibilità di trovare queste strutture. Abbiamo iniziato questa collaborazione con il circuito Quintazzi Nuvolari, ci siamo trovati bene, evidentemente reciprocamente siamo pervenuti alla stipula di una convenzione di cui se ne dà comunicazione ufficiale oggi, che è il frutto poi della collaborazione nostra con la titolarità del circuito, con DMV che ovviamente fornisce gli automezzi e della scuola di guida sicura con tutti i suoi collaboratori del nostro automobile. Allora, qualche caratteristica riguardo a questa pista? Sì. Dunque, la pista è 2800 metri, ha una larghezza variabile di 12 metri con punta anche di 30. L'abbiamo fatta rispecchiando al massimo la sicurezza degli utenti, per cui all'interno della struttura sono presenti dei letti di sabbia per rallentamento di ghiaia, per il rallentamento delle vetture in caso di uscita, dei muri tutti particolari che sono stati fatti in pratica, a quanto mi risulta questi muri ci sono solo in questo autodromo. La struttura è stata omologata, stiamo attendendo anche da omologazione da parte della FIA. E abbiamo approntato da pochi mesi anche una struttura per la guida sicura. Si tratta di una struttura di circa 7000 metri quadri con la presenza di muri d'acqua che vengono comandati dall'operatore, dall'istruttore a bordo dell'auto, e questi muri vengono alzati in maniera automatica e in pratica l'allievo costituisce come una barriera che al di là di tutto è acqua, per cui non succede niente. La pista è tutta bagnata, per cui si rappresenta diverse situazioni, da quella che può essere l'acqua, quella che può essere il gelo. E speriamo che tutto funzioni, di avere un rapporto con l'Automobile Club di Genova con cui stiamo stringendo questa collaborazione e che tutto funzioni al meglio. È il gemellaggio. Come mai questa scelta? Ci siamo trovati l'anno scorso, abbiamo visto che c'è un certo feeling tra le due strutture e le abbiamo unite, per cui speriamo che tutto funzioni al meglio. Una struttura d'eccellenza, una scuola di guida sicura d'eccellenza, l'obiettivo che vi siete dati o comunque gli obiettivi di questo inizio di percorso? E gli obiettivi sono tanti, speriamo di trovare tanti utenti in modo di farli divertire tutti e in pratica in particolare rendere sicuro l'anno prodotto. Lo avete scritto anche in un cartello che porta qui, si corre in pista. Si corre in pista, esatto. Ecco, qui sul circuito Tazzo Nuvolari chi viene? In pratica, vengono dalla Liguria, Piemonte, Lombardia, tutta Italia. Noi siamo piazzati un po' al centro siamo quasi equidistanti, Milano, Genova con Torino, forse più vicini a Milano. E i nostri utenti sono automobilisti e motociclisti. Motociclisti in particolare
dal momento che non si può più su strada raggiungere certe velocità, qui proprio qui si trovano molto bene in estrema sicurezza, per cui ci rivolgiamo ai motociclisti, in particolar modo motociclisti, ai team che devono preparare vetture o moto nell'ambito delle gare motociclistiche e prossimamente anche gare motociclistiche. Ecco, a livello di eventi, che cosa avete già pianificato e qual è il sogno? Di quali manifestazioni portare qui? Gli eventi ne abbiamo diversi, per cui quasi tutti i giorni abbiamo eventi da parte di quasi tutte le case automobilistiche. C'è un... okay, noi siamo... sì, aspetta che però... Scuola di guida sicura dell'Automobile Club di Genova è stata scelta per portare qui i suoi corsi, le sue professionalità, portare qui la sua esperienza. Sì, innanzitutto sono felicissimo di aver conosciuto una persona come Giorgio Traversa, che è un appassionato, molto, molto appassionato, e che ci ha proposto di venire ad aprire praticamente una sede qui in autodromo. Ci ha messo a disposizione locali e box e ci metterà a disposizione anche l'impianto per corsi di guida sicura, di guida sportiva e di pilotaggio. Infatti, oltre alle vetture che noi abbiamo solitamente, avremo a disposizione due monoposto, una Formula Renault e una Formula Junior, per appunto effettuare corsi di pilotaggio. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, noi saremo presenti in autodromo inizialmente 2-3 giorni alla settimana e poi spero assiduamente, proprio per organizzare, per fare corsi di guida sicura a chi lo vuole, anche solo di mezza giornata, corsi che avranno un prezzo abbordabilissimo, mentre invece i corsi di una giornata, i corsi di pilotaggio, avranno un prezzo che sarà più, diciamo, un po' più caro, ecco, però sempre abbordabile per chi vuole iniziare ad avvicinarsi allo sport dell'automobile. In cosa guida sicura consiste innanzitutto a prendere coscienza dei propri limiti e dei limiti del mezzo che stiamo guidando. Strutturalmente comprende e consiste in una parte di teoria, una parte teorica, nella quale si impara a conoscere le reazioni del veicolo anche a velocità bassissime, e una parte pratica, diciamo che la parte pratica è per la maggior parte della giornata, si lavora molto sulle autovetture, nella quale si mette in pratica quello che si è imparato diciamo al mattino nella lezione teorica. Tipologie di esercitazione, muri d'acqua? Sì, diciamo che l'impianto è già dotato di molti moduli sui quali si possono fare gli esercizi, per esempio il modulo con i muri d'acqua, poi noi comunque facciamo altri esercizi come lo skid, che è quel carrello che fa sbandare la macchina, sovrasterzo, sottosterzo, lo slalom lento, lo slalom veloce, e poi al pomeriggio, dopo che al mattino si sono fatti gli esercizi, ci si sposta in pista per mettere in pratica quello che si è imparato al mattino. Diciamo è una guida un pochino più autostradale, ecco, dove si fanno degli approfondimenti, quindi l'uso corretto dello sterzo, del cambio, dei freni, perché di solito l'automobilista comune guida con una mano, frena poco, e quindi si impara veramente a guidare come si dovrebbe guidare. Ecco, proviamo a fare un bignami di guida sicura, provando insomma a sintetizzare quelle che sono le regole e i consigli per essere sicuri in strada, essere sicuri per se stessi e per gli altri. Allora, il bignamino della guida sicura è innanzitutto guidare con due mani. Quando noi iniziamo a guidare con due mani abbiamo già risolto il 90% dei nostri problemi, se dovessimo affrontare un problema. Dopodiché, dopo che si è imparato oppure si è reimparato a guidare con due mani, perché la scuola guida ci hanno insegnato a guidare con due mani, si pensa a tutto il resto, cioè all'uso corretto della frizione, all'uso corretto dei freni, come dicevo prima, perché l'automobilista comune di solito frena molto poco, di solito rallenta,
con il cambio, cioè scalando le marce pensa di frenare, invece non si frena scalando le marce, si frena con i freni, lo dice la parola stessa. Ecco, questo diciamo sintetizzato, abbiamo fatto un bignami della guida sicura. Ecco. Poi la cosa importante, molto più importante, dopo aver reimparato a guidare con due mani, è prendere coscienza che ognuno di noi ha un limite e non lo deve mai superare. Diciamo che non si dovrebbe arrivare a risolvere i problemi come noi facciamo nei corsi di guida sicura, bisognerebbe prevenire. Distanze di sicurezza? Distanza di sicurezza è importantissima, nessuno la rispetta, specialmente in autostrada, ecco perché poi specialmente d'inverno succedono degli incidenti anche gravissimi con dei maxi tamponamenti. La distanza di sicurezza è la cosa più importante, anzi tra le cose più importanti che un automobilista dovrebbe sapere. Ecco. Noi tra l'altro facciamo anche un esercizio che riguarda la distanza di sicurezza, certamente non ci tamponiamo, ma facciamo partire due macchine allineate e poi quella che parte prima, quando decide di frenare, frena, e quello dietro deve riuscire a fermarsi senza sorpassare il veicolo che ha di fianco. Di solito non riesce mai. Ecco, una cosa, lei ha parlato di prendere coscienza della propria guida, della propria capacità, ma gli esercizi vengono fatti con la propria macchina o con macchine fornite da voi? Gli esercizi vengono fatti con le nostre vetture, ma le nostre vetture, noi abbiamo un'ampia gamma di vetture, abbiamo vetture a trazione anteriore, a trazione posteriore e a trazione integrale, quindi si fa anche la comparazione sulle varie trazioni. L'allievo guida e impara su tutte le trazioni e quindi anche se non viene con la propria macchina, diciamo che a grandi linee, diciamo il 99,9%, la vettura è quella e il comportamento della vettura è quello. Ci sono